sono avvicinato a un paio di metri dall'aereo e lui gridava aiuto, voleva uscire. Tempo 3 secondi e era una nuvola di fumo, tutto nero. Poteva essere una tragedia ben più grave se quell'aereo fosse caduto non sulla strada, ma su quelle casette basse di Guidonia Montecelio, le porte di Roma. Palazzine abitate da numerose famiglie e salve grazie al gesto eroico di uno dei due piloti morti ieri nello scontro tra i due velivoli dell'aeronautica militare italiana, ovvero il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, di Legnano, vittima dell'incidente, come il collega Giuseppe Cipriano, 48 anni, di Taranto. Ho visto un'ombra gigantesca a terra, ho alzato gli occhi, ho visto questo aereo cadere. Sono le 11.45 di ieri quando un'ombra nera si allunga sui tetti delle casupole di Viale delle Margherite. È l'aereo del maggiore Marco Meneghello. Ha appena toccato l'ala dell'ultraleggero del collega Cipriano durante un'esercitazione di addestramento. Perde quota, sta precipitando, i palazzi si avvicinano, le case sono abitate. Capisce che non c'è più nulla da fare e con una manovra disperata e miracolosa devia il mezzo, schiva tetti e finestre e si infila tra due palazzi di taglio, schiantandosi in questa stradina senza colpire nessun essere umano. Io ho visto l'aereo cadere tra le case, che perdeva il controllo e penso pure sia stato bravo il pilota a evitare una strage. Notavo che c'era molta vicinanza tra loro. Io avevo paura che esplodessero le macchine, ho chiuso le persiane e siamo scappati. Una manovra che ha evitato una strage. Ne è convinto il procuratore di Tivoli, che ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause dell'incidente, come messo nero su bianco. È ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto sulla strada di un centro abitato sia stato direzionato lì dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, scrive il procuratore, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, precipitando sugli edifici ai lati della strada, avrebbe causato numerose vittime. Quando sapeva che per lui era finita, Meneghello ha fatto l'impossibile per evitare altri morti e ci è riuscito, piombando sull'auto di un passante miracolosamente incolume. Sono scappato, le fiamme hanno portato la macchina, l'aereo. Se lei fosse arrivato un minuto prima... Un minuto prima mi sarei... la macchina non c'era più. 10 secondi dopo stavo dentro la macchina carbonizzata.